E dunque si parte, iniziamo a tirar fuori un po' di oggettini particolari per me, la mia vita e tutto ciò che la circonda. Scena 1, take 1, Orcomi, si gira. Ciao GQ, io sono Orcomi e questi sono gli oggetti di cui non posso fare a meno. E partiamo. Taxi Driver, un disco importantissimo per me, ricollegandoci poi al discorso guidare, lo dico anche in un brano, io odio tanto quel muro immaginario che si crea spesso tra il tassista e il cliente, o tra l'autista e l'artista, no? Motivo per cui amo guidare, portarmi da solo nei luoghi. Quello che si crea quando chiami un taxi che ti porta poi a destinazione, quello che volevo fare io col mio progetto era diventare una cosa unica con le collaborazioni, con chi ne faceva parte. Ed è per questo il concetto dell'album pieno di collaborazioni, che è diverso dal classico mixtape rap a cui eravamo abituati. Si tratta di duetti veri e propri, di strutture abbastanza anche atipiche, e per questo intendo eravamo una cosa sola. Io e Sfera, io e Ernia, io e Rama e così via, tutti gli altri. È un disco che sicuramente vuole dire tanto, non me ne sono ancora accorto perché è abbastanza presente, lo saprò, me ne accorgerò fra 5-6 anni probabilmente. Chiavi della macchina, anche loro fondamentali, scrittura, io scrivo tanto in macchina, a volte anche solo melodie. Mi ricordo che il primissimo ritornello poi pubblicato, che anzi era più un bridge, che è quello di Dazen Solen, il famoso Se ti becca Falco con quell'orologio, la melodia la scrissi in macchina, in piazzo video, mentre tornavo a casa. Ma non sono bravissimo per questa roba. Odio parecchio farmi portare in giro, preferisco guidare io e sono un amante poi dell'alta velocità con tutta la sicurezza del mondo. Queste sono le chiavi del mio M3 ed ecco perché le chiavi della macchina. Ciondolo, di cui so poco in realtà, mi viene prestato e poi regalato dal mio stylist Nick, che saluto. Da quel giorno non riesco a farne a meno, l'ho portato con me anche a Sanremo e in realtà ogni volta che esco appunto ce l'ho con me. Non so se rappresenta qualcosa, ma so che in qualche modo mi attrae e quindi continuerò ad averlo con me. Un oggetto ancora importante è il mio telefono, fa parte un po' della vita di ognuno di noi, c'è tutto all'interno, ma principalmente perché io scrivo ovunque e per me è importantissimo avere la possibilità di buttare giù quello che ho in mente, perché poi fa la differenza quando in studio. Abbiamo un bel mappazzone di libri. Io non sono effettivamente il miglior lettore al mondo, ma ci provo. Il primo libro arriva a 18 anni, regalato dal mio fratellone maestro, quindi grazie ancora alla box thailandese. Dico, facciamo qualcosa di più, no? Per la mia cultura, ma non solo. E quindi porto L'arte del movimento, comprato alla fine un mesetto fa, perché ho iniziato dei percorsi molto importanti per me, per la mia musica e per il mio stare sul palco. È l'inizio di un percorso molto importante che rappresenta quello che vuole essere il palco per me e quindi un posto completamente tuo, casa. Jodorowsky, che è uno scrittore, che è un regista, mi avvicino a un suo film, La montagna sacra, 3-4 mesi fa sotto consiglio di un'amica. E rappresenta insieme a tanti altri registi una passione scoperta nei confronti del cinema d'autore d'epoca, e da lì Fellini, Antonioni. Lezioni di teoria musicale, mi avvicino al pianoforte 8 mesi fa circa perché voglio qualcosa di più da me stesso, quindi inizio a prendere queste lezioni di pianoforte. Io arrivo dal rap, chi mi ha seguito dall'inizio appunto lo sa, ma non mi basta mai niente in realtà. E
odio le etichette, quindi inizio a scoprire altri generi e la mia musica viene poi di conseguenza contaminata da tutti questi generi e questi artisti che mi va di studiare, ecco. E quindi abbiamo la borsa della Muay Thai che comprende altri due oggetti, uno la conchiglia e un altro il paradenti, importantissimo. La Muay Thai in sé, la box thailandese, che per me ha rappresentato tantissime cose. Io mi ci avvicino tramite una persona fondamentale per il mio percorso di vita, prima che musicale. La Muay Thai, per quello che è l'aspetto spirituale e psicologico, mi ha effettivamente cambiato. Mi ha reso una persona anche più disciplinata. Rappresenta fare qualcosa con costanza, senza appunto mollarla. E io ero solito iniziare percorsi e poi lasciarli magari lì. Incontro questa persona a cui devo tantissimo, che mi fa da fratello, da amico, a volte anche da papà. E con lui, insieme a quattro persone, quattro allievi, si crea un circuito di persone che la pensa un po' allo stesso modo, con tutte le differenze del caso. Rappresenta tanto perché in questo momento, nel 2022, apriamo questa palestra con gli stessi soci che facevano parte di quel gruppo, con però 40 iscritti. Non vuole essere solo una palestra, vuole essere un centro di aggregazione, un'associazione non a scopo di lucro, nel nostro quartiere, perché rappresenta tanto per noi. E come io ai tempi non potevo permettermi di, almeno all'inizio, di allenarmi con costanza, perché c'era da spendere giustamente una quota mensile, il mio maestro gentilmente, nonché fratellone, mi faceva andare un po' a sgamo, se vogliamo. Questa palestra vuole essere qualcosa di accessibile a tutti, e quindi il nostro sogno che si sta realizzando è quello di far pagare le persone in base al proprio reddito, e ripeto, è una vera e propria famiglia, non è solo un allenarsi, ma un andare a cena, un sfogarsi, un parlare con persone che hanno voglia di ascoltare. DVD, perché sto iniziando a collezionare DVD prettamente musicali, documentari vari. In questo caso si parla degli Oasis, questo è un gran racconto che consiglio a tanti. Ci sono tante piattaforme con le quali potrei avvicinarmi a un sacco di documentari, però non so perché il fattore DVD musicali mi intriga, e quindi ne ho parecchi. Gli Oasis comunque hanno rappresentato qualcosa tramite un mio, ormai forse il mio più grande amico, nonché manager, e rappresenta appunto una voglia di uscire dai soliti ascolti. Mio fratello con la maglia del Milan avrà avuto 12-13 anni, io 3-4 anni, e da lui arriva la mia passione per il Milan. Lui mi porta allo stadio, se non mi sbaglio, a vedere Milan-Brescia, che era un amichevole o Coppa Italia, non ricordo. Lui andava in curva, in quel caso fece un'eccezione perché aveva me, piccolino. Da lì non so quante partite sarò andato allo stadio, non so quanto tempo ho perso davanti a Tele Lombardia, mi ricordo i tempi, perché non avevo Sky e quindi guardavo la telecronaca delle partite, c'era il mitico Crudeli. Ed eravamo in un parco vicino alla nostra vecchia casa, che io ho vissuto poco perché poi a 4-5 anni ci trasferimmo, ero molto piccolo, non ricordo molto. Ciao GQ, sono Orkomi, e per guardare altri video iscrivetevi qui.